Berlusconi nomina i nuovi presidenti dei gruppi, sono i meno meloniani fra le truppe del CAV. Licia Ronzulli al Senato, Alessandro Cattaneo alla Camera. Con una lettera indirizzata ai gruppi parlamentari, Silvio Berlusconi indica i nuovi capigruppo di Forza Italia. La novità, nell'aria, arriva a Palazzo Madama dove Ronzulli, esclusa dal governo per volere di Giorgia Meloni, diventerà presidente dei senatori. Prende il posto di Anna Maria Bernini che viaggia ormai verso un ministero. Svolta anche a Montecitorio dove Cattaneo subentra Paolo Barelli, considerato più che vicino al moderato Antonio Tajani, diretto verso la Farnesina con i galloni di vice premier. Si preannuncia dunque uno schema di questo tipo, i meno meloniani di Forza Italia diventano capogruppo, l'ala meno ostile a Meloni viaggia verso l'esecutivo. Simone Canettieri Viterbese, 1982. Al Foglio da settembre 2020 come caposervizio. 8 anni al Messaggero, in cronaca e al Politico. Prima ancora in Emilia-Romagna come corrispondente, fra nascita del M5S e terremoto, a Firenze come redattore del Nuovo Corriere, alle prese tutte le mattine con cronaca nera e giudiziaria. Ha iniziato a Viterbo a 19 anni con il pattinaggio e il calcio minore, poi a